Seconda vittoria consecutiva per l'Avastese che batte in rimonta il Castelfidardo al Mancini, rosicchia punti all'Avezzano, frenato dal San Nicolò e consolida la terza piazza nella griglia playoff. Gianluca Colavitto conferma per 10 undicesimi la formazione che ha battuto il Fabriano Cerreto prima della sosta, con l'unica variante nel consueto 4-3-3 di Bittai in campo dal primo minuto in luogo di Tedesco. Stesso scacchiere tattico per Vagnoni che lascia in panchina Pedalino e Mantini, in campo Calabrese e D'Ercole, mentre in difesa Massa prende il posto dello squalificato Ghiani. Avvio di partita subito concitato, al terzo Montagnoli va in gol, ma il direttore di gara Cecchin aveva già fermato il gioco per la posizione di offside. Passano 5 minuti dalla parte opposta sugli sviluppi del corner battuto da Fiore, Lonetti va in rete ma l'arbitro annulla ravvisando una scorrettezza in area. La partita è equilibrata, al 13° Calabrese pesca Montagnoli sul secondo palo ma l'attaccante perde l'attimo, al 19° invece l'Avastese a sciupare un buon traversone sul quale né De Feo né Bittaie riescono ad arrivare. Al 21° invece l'esterno è bravo a procurarsi un calcio di punizione che Pizzutelli trasforma calciando direttamente in porta, ma anche in questo caso la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco di Fiore, considerata influente dal direttore di gara. Seconda rete annullata agli aragonesi in 20 minuti e regola non scritta del calcio implacabile. Al 36° il Castelfidardo si porta in vantaggio. Calabrese viene agganciato in area e l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri Montagnoli spiazza Camerlengo e firma il decimo sigillo stagionale. L'Avastese prova a reagire allo svantaggio al 41° con questa conclusione di Leonetti, ma la posizione è defilata. Attimi concitati nel finale di primo tempo quando Pizzutelli resta a terra dopo uno scontro di gioco con Borgese ed è costretto ad uscire in barella. Il gioco riprende con l'Avastese in 10, ma il parziale non cambierà fino alla fine del primo tempo. In avvio di ripresa, Colavitto inserisce Cherillo e arretra Bittaie sulla linea dei centrocampisti, ma la prima occasione al quarto d'ora è per i fidardensi con la conclusione a giro di Calabrese parata da Camerlengo. Al 17° Colavitto richiama Bittaie per Tedesco, mossa che si rivelerà azzeccata. L'attaccante tocca il suo primo pallone e si procura il calcio di punizione che Fiore pennella alla perfezione con un sinistro a giro capolavoro che vale l'1-1. La contromossa di Vagnoni, gettare nella mischia anche Pedalino, ma è ancora l'Avastese a sfiorare il sorpasso al 25° quando Giovagnoli in anticipo è provvidenziale su Tedesco. Poi la sfera arriva a Leonetti, ma la conclusione è debole. Il momento è favorevole alla formazione aragonese che al 37° effettua il sorpasso quando Leonetti, lasciato colpevolmente libero di impattare di testa dalla difesa marchigiana immobile, firma l'1-2. Nel finale è forcing bianco-verde, ci provano prima Montagnoli, poi Borgese, ma il risultato non cambierà più e dopo 5 minuti di recupero può partire la festa biancorossa. 3 punti pesantissimi e una vittoria che vale oro in chiave playoff. Tanta amarezza e bocche cucite in casa Castelfidardo che proclama il silenzio stampa. Direttore Micciola, una vittoria in rimonta, la seconda consecutiva di questa Avastese che non vuole mollare questa piazza playoff. No, noi ci crediamo, oggi abbiamo fatto una grande vittoria contro una buonissima squadra che ha fatto il suo campionato, ha fatto sempre bene il Castelfidardo, quindi per noi è una vittoria importantissima. All'inizio si era messa un po' male la partita proprio perché il Castelfidardo era partito con l'approccio giusto, poi la solita punizione capolavoro di Fiore ha sbloccato ha riportato il risultato in parità e ha sbloccato un po' la situazione. Sì, siamo partiti che il Castelfidardo veniva da 3 sconfitte consecutive, quindi è sempre un campo difficile qui. E siamo stati bravi noi a crederci fino alla fine, volevamo questa vittoria, alla fine è arrivata. Un grazie ai ragazzi, allo staff, all'impegno che ci hanno messo, per noi è una vittoria fondamentale per il cammino per i playoff. Pizzutelli è stato costretto ad uscire dal campo in barella, ci sono delle novità? Condizioni. Pizzutelli ha preso una botta in un contrasto e adesso valutiamo con il medico, con il fisioterapista, speriamo che è solo una botta. Mi auguro che domenica abbiamo il derby col Francavilla e mi auguro di vedere un pubblico ancora più persone allo stadio, perché per noi è una partita fondamentale e il pubblico a noi ci deve dare una grande mano come ce l'ha sempre data, quindi mi auguro che all'Aragona ci sarà tanto pubblico domenica.